Ciao a tutti, oggi preparo la mia torta tiramisù con uova pastorizzate, quindi ti farò vedere anche il procedimento per rendere le uova sicure. Trovi gli ingredienti, come sempre, nell'info box sotto il video e nel blog, e adesso vediamo come prepararla insieme. Per prima cosa preparo il caffè con la moka. Poi lo metto all'interno di una pirofila e lo lascio freddare. Adesso preparo lo sciroppo di zucchero per pastorizzare i tuorli. Metto l'acqua all'interno di un pentolino con lo zucchero, poi porto tutto sul fuoco e aspetto che bolla. Dovrà arrivare ad una temperatura di 121 gradi, quindi munisciti di un termometro da cucina. Mentre lo sciroppo di zucchero arriva a temperatura, metto i tuorli in una terrina e li monto con lo sbattitore elettrico. I tuorli sono montati, controllo lo sciroppo di zucchero che nel frattempo ha sfiorato il bollore, quindi inizio a controllarne la temperatura. Ecco, lo sciroppo è arrivato a temperatura, lo verso nei tuorli montati. Intanto ne verso subito la metà lavorando con lo sbattitore elettrico. L'altra metà la verso a filo, continuando sempre a lavorare il tutto. Lavoro il composto fino a quando non si sarà freddato completamente. Può impiegare anche 10 minuti. Controlla che sia freddo toccando il contenitore con le mani. La pata bomb è una base di pasticceria per pastorizzare le uova e viene usata per preparazioni fredde come mousse e tiramisù. La pata bomb è pronta, la copro con della pellicola alimentare e la metto nel frigorifero fino al momento dell'utilizzo. In un'altra terrina metto il mascarpone ben freddo. Ci aggiungo un cucchiaino di estratto di vaniglia, quello fatto in casa in soli 7 giorni con l'estrazione a caldo. Ti metto la ricetta nelle schede video se lo vuoi preparare. Lavoro il mascarpone con lo sbattitore elettrico fino a renderlo cremoso. Adesso verso la panna ben fredda a filo nel mascarpone. La verso piano piano, sempre montando con lo sbattitore elettrico fino ad aggiungerla tutta. Otterrai una bella crema densa. Ho finito di aggiungere tutta la panna, prendo la pata bomb dal frigorifero e l'aggiungo alla crema al mascarpone. La lavoro con lo sbattitore elettrico facendola integrare. Una volta aggiunta la pata bomb, guarda che crema meravigliosa che ho ottenuto. È arrivato il momento di creare la mia torta tiramisù. Prendo una tortiera con cerniera apribile del diametro di 23 cm, sporco il bordo della tortiera con la crema e lo rivesto con della carta forno. Metto un leggero strato di crema al mascarpone sulla base della tortiera. Poi bagno i savoiardi nel caffè e formo un primo strato. Se vuoi puoi usare anche la ricetta dei miei savoiardi fatti in casa. Ti metto il link nelle schede video se li vuoi preparare. Adesso metto un abbondante strato di crema su tutti i savoiardi.
e poi spolverizzo con del cacao amaro. Non sarà necessario in questo caso livellare la crema. Metto nuovamente un altro strato di savoiardi ben inzuppati nel caffè e poi un altro strato di crema, bella abbondante. Ricordati di metterne via 3-4 cucchiai per la stuccatura e la decorazione della torta finale. A questo punto livello bene la crema con una spatola, poi copro la torta con un vassoio di cartone oppure con della pellicola alimentare e la metto in frigorifero a riposare perlomeno per un'ora. Metto in un piccolo contenitore anche quei 3-4 cucchiai di crema avanzata per la decorazione e la stuccatura finale. Copro con pellicola alimentare e metto in frigorifero. Spezzo il cioccolato fondente per formare i cuoricini. Divido il cioccolato in due contenitori, uno più grande e uno più piccolo. Sciolgo intanto la quantità di cioccolato maggiore a bagnomaria. Quando il cioccolato si sarà sciolto, aggiungo la quantità di cioccolato minore. In tal modo abbasserò la temperatura del cioccolato andando a fare un temperaggio del cioccolato casalingo alla buona. Mescolo bene facendolo sciogliere. Adagio su un vassoio un foglio di carta forno, poi ci verso il cioccolato, lo copro con un altro foglio di carta forno e lo spalmo. Formo uno strato sottile di cioccolato dello spessore di circa 1,5 mm. Poi lo metto nel congelatore a solidificare per 10 minuti. Trascorsi 10 minuti, lo sistemo sul piano di lavoro e lo lascio a temperatura ambiente per 30 minuti. Dopo 30 minuti, con una formina per biscotti a forma di cuore, realizzo i cuori di cioccolato. Dopo un'ora tolgo la torta dal frigorifero, elimino la cerniera apribile e il foglio di carta forno. Stucco tutto il bordo della torta con la crema avanzata. Livello la parte superiore con la spatola e poi creo una decorazione fantasiosa, la puoi decorare come preferisci, con un beccuccio piccolo stellato. Creo dei ciuffetti di panna lungo tutto il perimetro della torta. Poi spolverizzo il bordo con del cacao amaro e infine ci adagio i cuori di cioccolato fondente. La torta tiramisù con uova pastorizzate è pronta. La sistemo in frigorifero fino al momento di servirla. Come vedi, la torta ha una struttura perfetta e non ho usato la colla di pesce. Questa crema tiramisù è vellutata, davvero deliziosa. Provala e fammi sapere. Se
Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Un abbraccio, a presto.